Vai, maestro. La piazzetta del mercato è ancora là. La la. Le magliette sono uguali a un anno fa. La la. Fallo è terminato in fallo laterale e sancire così questo secondo successo della Regina dopo quello sulla Cornana, il rilancio del portiere, l'arbitro col fischietto alla porta, è finita, lì c'è ancora la Regina, batte la spalla per 2-1, una gran bella partita. La 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 la, il dottore Citra! E baci. È stata una bella partita o no? Lei che è sempre scontento, oggi si può definire contento? Non c'è niente. No, io sono scontento quando le cose sono fatte male. Oggi per esempio è una vittoria strameritata. Perché strameritata? Perché abbiamo preso quel calcio di rigore, comunque c'era poi il VAR che l'ha fatto ripetere. Ci sono stati degli episodi, noi siamo andati avanti bene, poi siamo un po' calati, il calcio di rigore, la questione psicologica del pareggio con il rigore ripetuto. Nel secondo tempo ovviamente le squadre sono calate un poco perché il caldo, oggi io mi sono dovuto spostare 3 volte, tu hai visto? Sì, ho visto. Perché il sole ci stava massacrando. Lavori con ci spacca le gomme. Ebbene, a quel punto quando sai il caldo, le squadre un pochettino meno rallentato, soltanto una giocata. Ed è arrivata, bellissimo gol di Montalto che ha sbloccato la partita. Da lì in poi la squadra si è rinfrancata, ha anche preso quel palo. Minchia che partita si è fatta. Però consentimelo di dire, se posso mandare un baffa a quelli di Sky che ci fanno fare le partite alle 2 a Reggio, con un sole, un caldo. Lavori con ci spacca le gomme. Comunque vabbè. Dai. Ci siamo divertiti perché quando si vince... Assolutamente, puoi dimiugare un ferno però se si vince... Grazie dottore Cita. Dal dottore Marino, come faccio a non intervistare il direttore Marino? Direttore, è contento oggi o no? Pensate a stare a cui c'è da scrivere. Contentissimo. O Corriere dello Sport, non sono più importante. Certo, allora, infatti dico, ti ho già risposto. Ecco, mi dia una disamina. Aspetta, quanto gli metto un 7 qua. Per davvero? Sì. Sta mettendo le pagelle il dottore Marino. Corti Novis, ah? Sì. Ecco, Corti Novis può essere l'elemento che magari aspettavamo, quello che dà brio al centrocampo? Sicuramente non soltanto brio, perché è dinamico, si muove tantissimo, ma anche qualità tecnica. E poi sa giocare di fantasia, ha fatto un paio di tocchi per mettere fuori gioco gli avversari e lanciare i suoi compagni. A me è piaciuto tantissimo. Anche Di Chiara oggi, direttore? Di Chiara è numero uno, insieme a Montalto per il gol che hanno fatto, e Corti Novis. Va bene, io la lascio lavorare perché io voglio giocare, direttore, lei mi conosce, però insomma... Fra un quarto d'ora. Fra un quarto d'ora, va bene, grazie. Tutti, che cos'è la felicità? La felicità è questa, nel senso quella che viviamo quando c'è la Regina. Cioè Gianni Ciccia si lamentava prima Pucato, poi disse però abbiamo vinto e io gli ho detto ma pure un ferno se vince la Regina. Per il caldo per si il lamentava. Caldo, cioè. Si diventa così. Si diventa. Si lamenta di ogni cosa. Dico io so, lei lo sa che io sono già sulla buona strada, no? Sì. Quindi si diventa così. Si diventa così. Se fosse stato brutto si sarebbe lamentato che era brutto. Senta, è vero che la gente la ferma e dice questa canzone è bellissima, ma pure chi de prima l'ha... Bravo, questa è bella, però chi de prima, chiaramente è così, la gente si fissa con quella canzone. Forse tornerai ancora, ancora, la felicità di allora. Ancora. E noi ogni tanto ci mandiamo, però i successi nuovi devono venire a bravo. E ora per Natale stiamo preparando. Bravo, faremo una cosa nuova. Importante. Tu c'hai il sangue pazzo, il sangue amaranto pazzo. Allora, il maestro Barchetta è da dicembre scorso che... 2020, eravamo là. Ecco. Eravamo allora, e da dicembre ha fatto un sacco di punti. Cioè, fici più punti Toscano, i Baroni e Aglietti. Bravo. Eh? Bravo.
Bravo. È lui la chiave. No, lei no. Anche lui, dai. La chiave. Anche lui, dai. Ciao, maestro. Ciao. Tornerà. Trullala. Grazie, maestro. Grazie a voi. È stato un piacere.